tutti, rieccoci, bentornati a un'altra entusiasmante puntata di Sfida Vincente. Questa è la 92esima puntata e abbiamo deciso di dedicarla al mondo della bellezza, ma anche collegato al mondo della salute, con ospiti di eccellenza, come diciamo sempre, che vado a presentarvi e che questa sera sono Alberto Lazzaro, vicepresidente Gruppo Giovani Imprenditori di Torino e socio e fondatore di Visil Dent My Dental Family. Buonasera Alberto, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Tema dedicato alla bellezza, quindi non poteva mancare una Miss. Lei si chiama Silvia Lavarini, è Miss Veneto e terza classificata Miss Italia 2016. Buonasera Silvia. Buonasera Alessia. Grazie per aver accettato il nostro invito. Lo facciamo con Gian, acconciature di Cuneo, nelle persone di Francesca Ongaretto e Vanessa Grillo. Grazie ragazze per essere qui con noi stasera. E lo facciamo per trattare la tematica anche da un punto di vista più salutare, come abbiamo detto prima, con Simone Ribeiro, ricercatore dermatologo. Ben arrivato Simone. Grazie. Bene, ma partiamo subito con la prima sfida vincente della serata. Ve l'abbiamo presentato Alberto Lazzaro, dicevamo prima, che è socio amministratore di questa clinica My Dental Family, che nasce appunto a Torino con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la cura della salute orale di tutta la famiglia. Bene Alberto, che meraviglia direi. Ci racconti come nasce la vostra storia? Sì, allora la nostra storia nasce abbastanza da lontano, nel senso che My Dental Family nasce come figlia di un'altra impresa che è Visil Dent. Visil Dent è un'azienda che nasce nel 1992 come quello che diciamo nella storia si può identificare come laboratorio odontotecnico, che si pone come sfida quello di risolvere i problemi legati alla protesi odontoiatrica. Nel 2014 pensiamo di ingrandire quella che è la nostra attività e arrivare direttamente al cliente finale, quindi così nasce My Dental Family, che è appunto la clinica che, come tu hai ricordato, ha come sfida quella di voler risolvere i problemi della salute dentale di tutta la famiglia. Certo, ma la tua famiglia era già nel settore oppure sei una new entry in questo? No, io sono un imprenditore di prima generazione, la mia famiglia non aveva diciamo un'attitudine imprenditoriale, benché in realtà mio padre avesse diciamo in sé le doti di imprenditore, in qualche modo me le ha inculcate. A me piace pensare che io in qualche modo abbia imparato da lui ad essere imprenditore nella vita, non soltanto nel lavoro. Certo, che cosa si fa in una clinica tipo la tua? Beh, allora, principalmente si risolvono i problemi di quelli che sono i pazienti che si avvicinano e vengono in qualche modo a cercare sostegno, aiuto. A me piace pensare che ad oggi l'attività della clinica non sia più soltanto quella di curare i denti, ma quella di prendersi cura di quello che è la salute delle persone attraverso la cura della salute orale. Certo, però voi so che producete anche proprio protesi, no? Commercializzate, insomma, quindi non è un semplice studio dentistico, se così possiamo chiamarlo, ma è proprio c'è della produzione dietro. Sì, esatto, noi in qualche modo copriamo tutta la filiera dell'odontoiatria, partiamo dalla produzione di alcune componentistiche dedicate al settore odontoiatrico, poi effettuiamo noi internamente la produzione della parte protesica e arriviamo fino al cliente finale, che poi è un paziente a tutti gli effetti. Certo. Per curare quelli che sono i suoi bisogni. Ecco, la clinica si trova a Torino, abbiamo detto prima. Avete altre cliniche o avete intenzione di aprire degli altri punti magari in altri posti del Piemonte piuttosto che in Italia? Allora, attualmente abbiamo un sito produttivo per quanto riguarda la produzione delle protesi, che è qui a Torino. È abbastanza grande per quello che è il nostro settore di riferimento, diciamo sono circa 400 metri quadri di produzione vera. Poi abbiamo una clinica già aperta e una clinica che è già in apertura, è già pronta, in attesa di autorizzazioni sanitarie, sì, diciamo tra qualche giorno. Ah, quindi siamo lì sostanzialmente. Assolutamente. Beh, sì. Ci farai sapere, poi magari ci inviterai, lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, di invitarci all'inaugurazione. Noi verremo assolutamente molto volentieri. Chi ha un sorriso però magnifico, quindi collegandomi al tuo mestiere, dicevamo
prima Silvia Lavarini, Miss Veneto e terza classificata Miss Italia 2016, come direi solo io, ma non solo io, anche altri giornalisti, colleghi, insomma conduttori la pensano come me, non è solo bella ma è anche tenace, simpatica e determinata. Inizia a soli 17 anni la scalata verso il sogno, appunto, che poi nel 2014 inizia prima essendo incoronata come Miss Lessinia e poi continua per gioco fino alla conquista nel 2016 di Miss Miluna, per diventare poi Miss Veneto e poi per raggiungere il terzo gradino, l'abbiamo detto prima, del podio di Miss Italia. Beh, Silvia, sorriso magnifico, complimenti. Grazie, grazie Alessia. Ci racconti un po' la tua esperienza di vita prima di arrivare a Miss Italia, ecco. Sì, allora, prima di arrivare a Miss Italia ho partecipato appunto ad alcuni concorsi locali. Il primo è stato Miss Lessinia, mi ero iscritta da sola all'oscuro di tutti e quando è arrivato il messaggio di partecipare alla prima selezione l'ho detto ai miei genitori, ho chiesto loro se mi accompagnassero e mia mamma ovviamente non voleva proprio e papà invece mi ha detto dai proviamo, insomma se ti piace proviamo. E allora sono andata a questa selezione, sono arrivata seconda e mi sembrava di aver vinto tutto io. Ero contentissima veramente, è stata un'emozione fortissima e da lì ho deciso di proseguire, ho fatto qualche altro concorso fino a quando ho raggiunto la maggiore età e proprio al mio 18esimo, che è stato un giorno molto sinceramente bruttissimo, ho detto devo fare qualcosa che mi cambi la vita e da lì mi sono iscritta a Miss Italia. E da lì infatti è cambiato tutto. Ecco, poi dopo sicuramente ce lo racconterai, ma come funziona Miss Italia? Quali sono le dinamiche, per, insomma, quelle che non si vedono poi, no? In TV, ma che stanno dietro? Sì, allora, per partecipare a Miss Italia bisogna iscriversi sul sito di missitalia.it e poi ti arriverà un messaggio dall'agente di quella regione, nel mio caso è arrivato il messaggio dall'agente del Veneto e poi ho partecipato alle selezioni provinciali e sono passata. E sono arrivata alle selezioni regionali, che sono più o meno 10, e per mia fortuna ho vinto già la prima, e Miss Miluna Veneto era, e quindi ero direttamente alle prefinali nazionali. E le altre selezionate delle prefinali delle selezioni regionali vanno a Miss Veneto. Anch'io sono andata a Miss Veneto perché potevo gareggiare. Sono andata a Miss Veneto e l'ho vinto. È stata un'emozione grandissima vincere. Immagino. Miss Veneto, proprio ti rimarrà sempre nel cuore. E poi sono arrivata appunto alle prefinali nazionali a Jesolo, dove eravamo in 210. Appena sono entrata dalla porta ho detto no, io torno a casa, venite a prendermi. Ho visto tutte belle ragazze, ho detto ma cosa ci faccio io qui? E invece poi ho detto vabbè dai, siamo qua, proviamoci. E siamo restate tutte insieme per quattro giorni molto intensi. Avevamo poche ore di sonno e tanto stress mentale, diciamo. Dovevamo riposare nei momenti morti, questo era il segreto che mi consigliava la mia gente. E poi hanno selezionato da 210 a 60 e da 60 a 40 e lì ero rimasta l'unica del Veneto. Che emozione, immagino. Emozione fortissima. E poi essendo anche l'unica del Veneto ho detto devo sostenere la mia regione, una regione intera che mi sostiene, quindi devo farmi forza. Stavi rappresentando un'intera regione in quel momento lì, no? Sì, 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 infatti quel giorno ho pianto tutto il giorno perché non capivo più niente. Poi mi hanno messa in camera con una ragazza del Friuli Venezia Giulia, una della Liguria, che ho stretto un'amicizia fortissima che le sento ancora tutt'oggi. Ecco, ti volevo chiedere Silvia, com'è il rapporto con le altre concorrenti? È vero che siete rivali, no? Su questo non ci sono dubbi, però c'è un po' di solidarietà tra donne? Sì, allora, come tutti i concorsi, allora, c'era sicuramente rivalità, ovviamente è un concorso e siamo tutte contro tutte, però a Miss Italia c'era quella solidarietà. E siamo state 15 giorni insieme, quindi dovevamo andare avanti insieme e ci aiutavamo tutte. E certo, c'era la più simpatica, la meno simpatica, come ovunque, però insomma non ci sono stati dispetti. Io mi aspettavo di tutto, onestamente, invece sono stata,
sono stata contenta perché non, anzi, è stato il contrario, ho stretto molta amicizia. Vabbè, questo voglio dire è una cosa importante, anche una cosa bella quella che hai detto. Quali sono le opportunità che hai avuto grazie a Miss Italia? L'opportunità maggiore che ho avuto è stato vincere il titolo nazionale di Miss Miluna. E quel giorno lo ricordo come fosse ieri. E quel giorno davano le fasce nazionali e prima di entrare io mi sono addormentata su una sedia. E prima di uscire hanno detto: dov'è la 22? Allora mi sono svegliata, sono uscita e hanno detto: il titolo di Miss Miluna andrà a Silvia Lavarini, la numero 22. E lì non ho capito niente, subito mi sono guardata intorno a dire: ma è vero, non è vero? E quello mi ha dato un'opportunità grandissima, perché per un anno ho avuto un contratto e ho girato tutta l'Italia. È stata una grande opportunità perché ho conosciuto tante persone, tutte bellissime, belle persone, veramente gentili. E lì ho anche capito che non c'è solo brutta gente, diciamo, certo, che gira. Quindi c'è anche del buono, no? Come sì, si dice. Sì, c'è del buono. Ecco, le Miss sicuramente hanno bisogno di parrucchieri all'avanguardia che le pettinino bene. Qui stasera abbiamo due esponenti appunto di Gianna Congiatura, l'abbiamo detto prima, questo salone storico che ha oltre 40 anni di attività e che si trova a Cuneo Città. Però siccome, cari amici, siamo molto vicini al lancio della pubblicità, io farei che lanciare la pubblicità, così poi torniamo e non spezziamo l'intervista. Rimanete lì. Bene, cari amici, rieccoci, bentornati. Dicevamo prima Gianna Conciatura, e quindi abbiamo qui in studio Francesca e Vanessa, a cui vogliamo chiedere, ecco, se ci raccontano un po' come nasce questo storico salone cuneese. Il nostro salone nasce più di 40 anni fa, è storico, siamo molto conosciuti. E nasce in corso 4 novembre, all'inizio, proprio alle porte di Cuneo. Dopodiché, dopo qualche anno, ci siamo spostati nel centro di Cuneo, in corso Nizza, e da lì abbiamo cominciato proprio a farci conoscere un po' tutti. Io sono arrivata lì 20 anni fa circa, e devo dire che ho trovato un ambiente bellissimo, dove si sta bene, dove l'ambiente è sereno, c'è una buona comunicazione con la gente e con i titolari. Adesso noi abbiamo fatto una nuova esperienza. Esatto, perché c'è stata una novità ultimamente. Sì, no? Ultimamente c'è stata una novità che dopo tanti anni abbiamo deciso di fare un passo diverso, ancora più impegnativo. E io, insieme ad altre mie colleghe, siamo entrate in società con Gian, che lui è proprio lo storico. Sì, quello che ha creato tutto questo. E devo dire che è stata un'esperienza bellissima e ancora più emozionante. Ci posso credere, ci credo, ecco. Dove acquistate i prodotti che usate in salone, no? Perché so che usate comunque prodotti di prima scelta. Sì, ecco. Noi abbiamo sempre cercato di fare delle scelte molto ponderate e molto mirate. Non vogliamo confonderci, nel senso che abbiamo delle ditte molto importanti come L'Oréal, Bella, Schwarzkopf e Kérastase, perché puntiamo molto sulla cura del capello innanzitutto e la sua bellezza. Certo, siete un team, immagino, no? Perché sì. Poi per portare avanti tutto, insomma, bisogna essere un bel gruppetto. In quanti siete, e vorrei sapere se vi siete un po' suddivisi i compiti? Sì, noi siamo un bel gruppo, siamo comunque cinque ragazzi, e di questi ognuno di noi ha un suo ruolo, cioè ci siamo divisi i compiti proprio per non creare confusione. Uno si occupa più del discorso tecnico, un altro del servizio stilistico, un altro ancora della parte commerciale, in modo che tutti, cioè, abbiano un ruolo ben definito. Poi, chiaro, se uno viene a mancare per motivi vari, ecco, uno deve anche saper fare il lavoro dove questa persona viene a mancare, però abbiamo preferito dividerci un po' i compiti. Certo, Vanessa, tu per esempio, ciao, cosa segui in Gianna Conciature? Io personalmente seguo più il servizio tecnico, mi occupo di colori, balayage, riflessi, seguo proprio più questa parte, diciamo, più estrosa forse.
e di cui appunto mi piace tantissimo, anche perché la cosa che mi piace di più è vedere la cliente soddisfatta, ecco, la soddisfazione innanzitutto negli occhi della cliente e poi vederla proprio uscire contenta. Certo. Beh, cari amici, siamo partiti questa sera da una clinica odontoiatrica, siamo passati a Miss Veneto, nonché terza classificata Miss Italia, vi abbiamo raccontato insomma come poi possono esistere dei saloni di acconciature di eccellenza, abbiamo parlato di Gian Acconciature, quindi serata dedicata al mondo della bellezza per arrivare poi alla salute, che tutto sommato può essere anche collegabile e collegata alla bellezza. Quindi con questo vi presento l'ultimo ospite appunto della serata, dicevamo prima, Simone Ribeiro, ricercatore dermatologo, classe 1984, quindi giovanissimo, e specializzato appunto in dermatologia e ricercatore. Ciao Simone. Ciao, buona serata a tutti. E ci racconti un po' che formazione hai? Io mi sono laureato in medicina, specializzato in dermatologia e successivamente ho preso un dottorato di ricerca in oncologia, quindi mi occupo di trattamento dei tumori cutanei sostanzialmente, dalla diagnosi alla terapia. Certo, ci spieghi cos'è e come è nato il tuo interesse di ricerca in quest'ambito? Beh, diciamo che seguendo la pratica clinica mi sono interessato a quella che è la ricerca e il trattamento dei tumori cutanei, che sono attualmente i tumori più diffusi con una maggiore incidenza nel mondo occidentale. Su alcuni di essi la ricerca è attualmente veramente esplosa. E quindi è molto interessante come ambito per riuscire a dimostrare appunto delle evidenze in questo settore. Certo, quali sono i passi in avanti che sono stati fatti verso la lotta al tumore? Beh, diciamo che il tumore è considerato la malattia di questi ultimi decenni. In realtà il tumore forse c'è sempre stato, però sicuramente l'allungamento della qualità di vita e la diagnosi precoce di alcune lesioni ha dato un aumento esponenziale negli ultimi anni. I passi in avanti sono, a mio parere, in due grandi macro aree, una che è lo screening dei tumori, l'altra che è il trattamento delle fasi metastatiche, quindi certo, con quelle che sono i nuovi farmaci, le nuove terapie che appunto aumentano sostanzialmente la sopravvivenza ai nostri pazienti. Certo, sappiamo che tu hai parecchie pubblicazioni insomma scientifiche, ci puoi raccontare quelli che sono stati i risultati dei tuoi studi e delle tue ricerche? Beh, diciamo che fare ricerca su tumori cutanei non si vuol dire solo esclusivamente focalizzarsi in uno specifico ambito. Il mio interesse principale è sulla genetica di tumori, quindi valutare quella che è la genetica di popolazione che lega i tumori cutanei ad un rischio appunto di vari fenotipi sulla pelle. Diciamo che collegare quello che noi come dermatologi vediamo, quindi ad esempio il numero di nei, piuttosto che il fototipo, piuttosto che i danni solari, a quella che è l'incidenza di un tumore, è uno dei miei settori di ricerca principali. E come nasce, questa scelta, ecco? Perché hai scelto proprio quest'ambito? Beh, diciamo che come dermatologo, volendo studiare i tumori cutanei, non è che potessi fare molto diversamente, insomma. Certo, assolutamente. No, ma ecco perché hai scelto, come dire, dermatologia o comunque di focalizzarti. Beh, diciamo che ero interessato ai tumori cutanei, la pratica clinica poi mi ha portato a fare la ricerca in questo settore. Mi interessava la parte comunque di trattamento chirurgico, soprattutto di quella che è la patologia oncologica cutanea. Certo, la nostra trasmissione, lo sai bene, si chiama Sfida Vincente. Ci puoi dare la tua definizione di sfida vincente? Beh, perché per noi lo sei, no? Se no non ti avremmo invitato qui. Diciamo che la sfida è il voler fare un qualcosa di differente rispetto a quello che uno pensava di poter fare, quindi è interessante secondo me provare a buttarsi un po' oltre quella che era il proprio immaginario, perché l'immaginario che ciascuno ha della propria vita, dopodiché può essere rivoluzionato da scelte, da decisioni successive. Certo, Alberto Lazzaro, ti ripropongo la stessa domanda. Ma allora, dunque, io penso che la vita stessa dell'imprenditore sia in sé per sé una sfida che si ripropone tutti i giorni nel voler ogni giorno offrire qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore ai propri clienti, quindi in qualche modo penso che la sfida sia proprio la vita che ho scelto in qualche modo di fare. Certo, voi siete un team, immagino, no? In quanti siete? Sì, allora, come team imprenditoriale diciamo siamo in tre. Abbiamo suddiviso molto bene i nostri compiti. Io mi occupo più della parte gestionale, sì, e della parte commerciale.
un altro dei miei soci, nonché amministratore, si occupa della parte logistica. Sì. E il terzo socio si occupa di produzione e qualità. Quindi tu segui i clienti sostanzialmente, sì. Ti piace fare questa parte? Quindi sì. Sarà a contatto poi sempre con clienti, fare relazioni magari anche istituzionali oltre che la parte commerciale? Sì, assolutamente, io è una dote un po' innata, mi è sempre stata riconosciuta anche fin da bambino il saper avere a che fare con le persone, provare piacere nello stare in mezzo alle persone, quindi per me è assolutamente una dote naturale, tant'è che faccio parte anche del gruppo Giovani Imprenditori di Torino. E certo, dopo assolutamente magari ti chiederò qualcosa su questo tuo secondo aspetto, diciamo, lavorativo. Come fai a comunicare ai tuoi clienti che effettivamente, insomma, scegliete la mia clinica piuttosto che un'altra, perché dovrebbero scegliere la tua? Ecco, qual è il plus che avete rispetto a eventuali competitor? Ok, come ti dicevo poc'anzi, mi piace pensare che non siamo soltanto un gruppo con dei medici che curano denti, ma siamo un gruppo, un team che si prende cura delle persone, si prende cura dei pazienti a 360 gradi. E questo lo manifestiamo all'interno delle nostre cliniche e anche all'interno della parte produttiva rispetto a tutti i medici che serviamo, anche le altre cliniche che serviamo, fornendo un ambiente sicuramente rilassante all'interno delle nostre cliniche, e questo è un aspetto abbastanza innovativo secondo me all'interno di questo settore. Per quanto riguarda invece la parte produttiva protesica, riusciamo ad associare a quello che è la qualità produttiva, che ormai è data per scontata ormai quando si produce, quando si fa un prodotto, associamo anche dei servizi di supporto al cliente, di assistenza all'interno delle proprie cliniche. Certo. Silvia Lavarini, quindi dicevamo prima, seconda sfida vincente della serata. Noi sappiamo che tu hai lavorato per una TV locale veronese e che vorresti fare la presentatrice televisiva. Sì. Cosa ti piacerebbe condurre? Allora, premesso che il mio idolo è Michel Hunziker per la sua spontaneità, la sua solarità. Tra l'altro ci assomigli pure, quindi grazie, grazie, è il complimento più bello che mi possano fare. Allora, come programma mi piacerebbe un Striscia la Notizia per la sera, molto un programma che parla di notizie però in modo ironico, e mentre come programma pomeridiano mi piacerebbe condurre Detto Fatto di Caterina Balivo, è un programma molto bello che parla di moda e anche di, insomma, di quotidianità, di gossip, un po' di tutto. Di cui tra l'altro sei stata ospite qualche settimana fa, perché ti abbiamo vista lì. Sì, esatto, ho avuto anche l'opportunità di conoscerla ed è una persona fantastica, veramente mi è rimasta nel cuore, è una bellissima persona. La salutiamo, ciao Caterina. Ciao Caterina. Ecco, tu dici, Silvia, niente deve essere un punto di arrivo ma un trampolino di partenza. Vorrei che tu ci commentassi questa frase, però devo lanciare, ahimè, un po' di consigli per gli acquisti, poi torniamo da te e voi rimanete lì, torniamo subito. Eccoci cari amici, bentornati, stavamo un po' colloquiando durante la pausa pubblicitaria, ma torniamo sul pezzo, torniamo a noi. Quindi Silvia Lavarini, dicevamo, cosa significa quando tu dici niente deve essere un punto di arrivo ma un trampolino di partenza? Allora, nella vita, dalle esperienze che ho avuto, niente deve essere un punto di arrivo, nel senso che anche Miss Italia, arrivare a Miss Italia, arrivare terza in classifica, subito può sembrare un punto di arrivo, ma invece per me è stato e deve essere un trampolino di partenza per il prossimo obiettivo. Anche quando, sperando di arrivare al prossimo obiettivo come conduttrice televisiva, non vorrei vederlo come un punto di arrivo, ma un punto di partenza per altre idee future. Certo.
Torniamo un secondo, facciamo un passo indietro, torniamo un attimo a Miss Italia. Sì. E tu dici anche però, se non la vivi, non capisci le emozioni che ti portano, che cosa significa? Sì, Miss Italia è diversa da ogni altra cosa, da ogni altro concorso. E soprattutto il giorno della finale, essere in diretta sulla 7 a Jesolo con persone famose che ti giudicano è stata un'emozione pazzesca, e il fatto che Francesco Facchinetti dicesse per te Miss Italia continua o finisce qui, avevo il cuore a mille. E la serata per me è continuata fino a che siamo arrivate in tre, quindi siamo passati da 40 a 20, da 20 a 10. Stiamo vedendo un po' di foto. Siamo passati poi da 10 a 5, e da 5 a 3, e lì è stato, non lo so, non ho avuto mai dei momenti in cui mi sono sentita così. Ero agitatissima, ma nello stesso tempo dicevo: Silvia, come va? Va, prendila certo, con il sorriso, prendila molto alla leggera. È stato così. La ciliegina sulla torta di questa esperienza è stato il tifo che ho avuto a Miss Italia. E i miei genitori e il mio paese hanno organizzato un pullman di tifosi direttamente dalla Lessinia, che sono venuti a Jesolo e mi hanno sostenuta dall'inizio alla fine. Ma si sentivano comunque? Sì, io ti ho seguito ovviamente, si sentivano poi quando siete rimaste in poche, insomma, negli ultimi eventi si sentivano, e quindi abbiamo capito che insomma ti avevano seguito e ti stavano supportando. Che lavori stai facendo ora? Ora sto lavorando come modella, e quindi faccio shooting, qualche sfilata, poi faccio tanti casting, e diciamo che anche da qui si collega a sfida vincente, perché per me ogni giorno è una sfida arrivare a un casting, vedere centinaia di ragazze come me che vogliono arrivare all'unico posto che c'è, e quindi ogni giorno è una sfida. E può essere anche la difficoltà che riscontro ogni giorno questa, però bisogna sempre essere positivi, dare sempre il meglio al casting, hai un minuto per presentarti e per dare il meglio. In quel minuto li devi farlo anche bene, perché sì, ci sono delle giornate sì e delle giornate no, e bisogna cercare di dare sempre il meglio. Torniamo a Francesca e Vanessa, quanto il lavoro occupa la vostra giornata? Direi che ne occupa molto parte della nostra giornata, ma perché nel nostro lavoro non hai mai chiaro, sì, tu sai che cosa arriva in negozio, perché noi viaggiamo molto sugli appuntamenti, però ogni lavoro può riservare sempre delle cose diverse, delle sorprese, degli intoppi, anche se noi prima di decidere se fare un lavoro lo valutiamo molto bene, dobbiamo innanzitutto tenere presente le problematiche che può avere una persona nel capello, perché anche questo sembra superfluo, dire posso fare questo o quello. Certo. E invece no, la prima cosa che uno deve fare è valutare bene sempre i rischi e valutare se un lavoro può essere fatto o meno, e avere il coraggio qualche volta, anche se può non piacere, dire no, certi lavori non si possono fare. Quindi il nostro lavoro parte con tante ore dedicate al negozio. Immagino. Vanessa. Sì, come diceva Francesca, appunto molte ore della nostra giornata, appunto noi facciamo già un orario abbastanza prolungato, nel senso che in piedi siamo anche, no? Quindi. Infatti siamo in negozio dalle 9 del mattino fino a sera con orario continuato, quindi anche se comunque facciamo magari chi inizia prima, chi va via prima, queste cose qui, però logicamente dobbiamo un po' giostrarci tra di noi. Certo, ecco. Quindi insomma la qualità dei prodotti che usate, quindi il fatto magari di dire a un cliente no, questo trattamento non posso farlo anche se lo vorresti, è comunque collegato sicuramente non solo alla bellezza, perché la bellezza è importante, ma comunque anche alla cura del cliente e alla salute conseguente. Simone, vorrei leggerti questa frase e sapere cosa ne pensi. Allora, studi di frontiera, terapie innovative. Il Piemonte, grazie al lavoro del suo team, sta diventando un punto di riferimento internazionale per l'oncologia. Questo secondo te può tradursi concretamente in attrazione di nuove risorse per la ricerca, di cui ce ne sarebbe veramente bisogno? Beh, indubbiamente se il Piemonte o comunque una determinata realtà ha successo, attrae più fondi, attrae anche più cervelli,
quindi indubbiamente questa è una possibilità in crescita, e sicuramente il Piemonte, gli studi di ricerca del Piemonte si stanno distinguendo in questo tipo di settore, sì, indubbiamente. Ecco, per attrarre, quindi non lasciare scappare non solo i fondi per la ricerca, ma anche i nostri bei cervelli pensanti, no? Tu sei stato all'estero, poi sei tornato? Sì, esattamente. E rimani qua? Per il momento rimango qua. Bene. No, perché facciamo sempre fuggire questi cervelli pensanti, quindi io ho cercato di intervistare Simone tantissime volte, per molti mesi, solo che era sempre a Londra, eri, no? A Londra, è stato in Spagna. Londra, in Spagna. In Francia. E quindi non riuscivamo, alla fine è disperato, gli ho detto guarda, Lancia, mandami un video messaggio, lo mandiamo in onda durante una delle puntate. E poi l'ultima volta mi ha detto no, ma io in realtà sono rientrato. E quindi questo sia, voglio dire, verso di te, verso la tua persona, ma in senso generale è bello quando, insomma, un ricercatore nostro decide di non di stare all'estero, regalando poi tutto questo bel sapere che abbiamo noi piemontesi, noi italiani, agli altri paesi, ma riporta in patria questo e cerca di sviluppare questa ricerca in tematiche poi molto delicate, importanti come sono le tue qui, quindi di svilupparle qui. Sai, secondo me è la ricerca in generale è importante, non c'è una tematica più importante o meno importante. Il fatto di star fuori e di rientrare, ovviamente fuori, hai delle possibilità che la nostra cultura ti regala, perché comunque la nostra cultura italiana sicuramente ti dà delle possibilità in più, spesso e volentieri, su un panorama internazionale. Dopodiché il richiamo comunque di quelle che sono state le possibilità che tu hai avuto di formarti in una certa cultura, secondo me sono nell'indole di qualunque tipo di ricercatore, quindi secondo me se l'Italia fosse in grado di offrire veramente dei posti ai giovani ricercatori, i ricercatori tornerebbero. Assolutamente sì. Ad oggi mi pare che dall'ultimo dato lo Stato investe l'1% in ricerca. L'1%. Come facciamo a farli tornare questi giovani, se non aumentiamo un po' questa percentuale però? Beh, diciamo che i fondi per le ricerche non sono esclusivamente statali, anche per quanto riguarda gli istituti pubblici. Indubbiamente più si aumentano i fondi per la ricerca, più i ricercatori rientrano, o almeno non si muovono. O perché no, facciamo arrivare anche i ricercatori da fuori. Certo, anzi sarebbe l'ottimo, ci teniamo i nostri, facciamo arrivare gli altri, esatto. Facciamo squadra. Alberto, ricerca, innovazione, l'applicate nel vostro settore, sì, nella vostra attività? Infatti mi piace che il dottor Ribeiro abbia tirato fuori questo argomento, perché assolutamente è nelle nostre corde e penso che non solo il pubblico debba fare la sua parte, ma molto sia in capo al privato. Esistono molti finanziamenti, come si diceva poc'anzi, che non sono statali, ma che arrivano dalla comunità europea. Noi ad esempio, tu dicevi l'1% viene dedicato in ricerca e sviluppo, noi come azienda reinvestiamo il 15% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo internamente. Questo serve da un lato a essere, diciamo, sulla cresta dell'onda dal punto di vista tecnologico e poter offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Certo. E dall'altro serve anche ad essere competitivi e attrattivi nei confronti anche di risorse esterne. Certo, tu come vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori di Torino, fate un po' di informazione su questo, sulla ricerca, sullo sviluppo, sull'innovazione? Sì. Sono tematiche che trattate queste? Sono tematiche che trattiamo, abbiamo proprio dei gruppi all'interno del gruppo Giovani Imprenditori e all'interno dell'Unione Industriale in generale, che si occupano proprio di innovazione e ricerca e sviluppo, e questo viene in qualche modo declinato su tutti i giovani imprenditori che hanno a cuore, forse sentono proprio per indole, l'imprenditore ha in qualche modo nel suo sangue l'innovazione, perché ha come obiettivo quello di rimanere sempre un po' più in vista. Certo, tu nel gruppo giovani dicevi prima, durante la pubblicità, che segui la parte di educazione? Sì, io ho la delega education e cultura d'impresa e quindi mi piace ricordare che il gruppo Giovani Imprenditori è un movimento di persone, non un'associazione di imprese come invece è Confindustria, all'interno certo. del quale noi nasciamo. Per cui il fatto di avere la delega all'education e alla cultura d'impresa serve in qualche modo a trasferire
quella voglia, quella scintilla che ha l'imprenditore dentro alle future generazioni, ai più giovani. Facciamo molta attività ad esempio nelle scuole superiori, adesso stiamo iniziando qualcosina anche ai livelli più bassi, moltissima attività a livello universitario sugli certo. start-up. Vedi un riscontro positivo dall'altra parte quando magari andate nelle scuole, questi giovani assorbono quello che gli dite? Guarda, ci sono degli aneddoti molto divertenti su questo. In realtà quando noi arriviamo nelle scuole veniamo visti un po' come il classico imprenditore che ha la macchina bella, che non fa niente, c'è un po' questo eccetera. Mito, no? Questo l'imprenditore ha la macchina bella, non fa niente la mattina sera, esatto, comunque fa poco, esatto. È proprio così la vita dell'imprenditore? No, assolutamente no. La cosa fantastica di questi momenti di formazione che facciamo all'interno delle scuole è che poi al termine di questi momenti i ragazzi non ci vogliono più lasciare andare via. No, rimanete qua con noi. Esattamente, perché vogliono in qualche modo capire sempre di più quello che caratterizza la vita dell'imprenditore, che alla fin fine, forse tu prima chiedevi a Francesca quanto tempo porta via, diciamo, alla tua vita l'attività lavorativa, e io dentro di me pensavo quanto tempo non porta via. Certo, però questo concetto vorrei che tu me lo spiegassi un pochino meglio, ma devo lanciare un po' di pubblicità, voi rimanete lì, torniamo subito. Cari amici, rieccoci, bentornati. Alberto Lazzaro, quindi questo tempo libero c'è, non c'è, riesci a ricavartelo, lavori H24 come si dice che lavorino tutti gli imprenditori oppure no? Guarda, non è una questione di martirio, la vita dell'imprenditore è una scelta, quindi sostanzialmente io amo pensare che in qualche modo il mio lavoro non sia veramente un lavoro, ma sia stata una scelta, e quindi la porto avanti con quella gioia che mi contraddistingue, quella voglia di superarmi ogni giorno. Certo. Quindi quando penso al lavoro non penso a quante ore ho, diciamo, tra virgolette, sprecato su quello, ma quante ore invece ho dedicato alla mia attività, e in questo sicuramente la mia famiglia mi supporta tantissimo, quindi è assolutamente una gioia avere fare questo lavoro. Importante. Assolutamente sì. Silvia, tu invece, insomma, questo lavoro che hai iniziato ormai, insomma, da un anno e mezzo, ti porta via quanto tempo? Mi porta via tanto tempo. Allora, per me è un divertimento questo lavoro, non è, cioè, il lavoro, essendo figlia di imprenditore anch'io e vedendo mio papà che dalla mattina alla sera è sempre al lavoro, lo vedo pochissimo e che comunque mi ha trasmesso questa idea imprenditoriale, al mio lavoro ci devo dedicare tutto il giorno, perché anche se il casting dura un minuto, prendere il treno, andare, tornare, che comunque le distanze sono sempre tante, certo, andare, essere sballottata sempre di qua e di là, da Roma a Milano oppure anche più al sud, e però ci devo dedicare tutto il giorno, devo anche andare alla ricerca io del lavoro, devo informarmi e soprattutto mi devo preparare. Adesso sto studiando dizione, quest'anno mi piacerebbe anche intraprendere un corso di recitazione proprio per cercare di entrare sempre di più nel mondo della televisione. Anche l'aspetto fisico è purtroppo per fortuna sempre da non sottovalutare. Io sono una ragazza molto sportiva, quindi per me non è un problema fare sport e tenermi in forma, perché è il mio hobby e mi sfogo facendo sport. Beh, sei fortunato, devo dire. Sì. Senti Silvia, sei ottimista? Sì, sono molto ottimista. Mi è piaciuta questa cosa che hai detto tu sull'imprenditore. Anch'io onestamente prima o poi vorrei ristrutturare la baita di famiglia che aveva comprato da giovane mio nonno e farne una baita turistica. Mi piacerebbe molto. Ecco, si trova nelle sue zone vicino Verona questa baita? Sì, 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 nelle zone di Verona, sì, in provincia di Verona, nella Lessinia. Beh, quelle sono belle zone, sì. C'è anche del buon vino, se non sbaglio. Molto buono. Belle zone, quindi il buon vino non ce l'abbiamo solo, insomma, in Piemonte, ma in Veneto. Anche in Veneto. Ce la giochiamo, Prosecco. Ce la giochiamo tra Bollicine, Lamarone, Ripasso, Barolo, Barbaresco, Nebbiolo.
Francesca, Vanessa, siete ottimiste oppure ogni tanto anche voi avete quelle giornate dove dite però insomma abbiamo rilevato da poco questo salone, un salone storico, magari prima non avevamo delle responsabilità che invece oggi abbiamo, quindi magari questo può comportare qualche pensiero in più di notte, qualche pensiero più la sera, oppure lo vivete in modo smart, tranquillo? Ecco. Beh, smart non proprio, nel senso che quando cominci una cosa così, anche se sono anni che uno, almeno come me, che lavora lì, sa tante cose, sa com'è il tipo di lavoro che lo aspetta, però è sempre un qualcosa, ogni giorno è un qualcosa in più. E poi sì, certo, positivi, perché se non avessimo creduto in quello che volevamo fare non l'avremmo sicuramente fatto. C'è la differenza, perché se già prima eravamo persone molto responsabili, comunque, perché abbiamo sempre tenuto, cioè lavorato come dipendenti, ma considerandolo sempre un pochino anche nostro, perché certo, giustamente se tu fai un buon lavoro anche dall'altra parte ti rendi conto che poi l'azienda, chiunque essa sia, dà dei riscontri e delle soddisfazioni. Assolutamente sì, Vanessa. Sì, come appunto dicevamo tutti quanti, dà un sacco di soddisfazioni innanzitutto, e poi che dire? Scusa. Figurati, questo è il bello della diretta, Vanessa, non ti preoccupare. Sono andata. Beh, dà molte soddisfazioni. Sì, e appunto per noi è stato un passo molto molto importante. E io sono ottimista già, onestamente. Di tuo, proprio, sì, come sì, indole, no? Sì, sì, sì. E voglio esserlo sempre di più, anche perché dico largo ai giovani, nel senso, se non iniziamo così non si va da nessuna parte. No, non ti mette fuori, non ti preoccupare. No, giovani sicuramente, anche Francia. Ecco, parlando di giovani, se dovessi consigliare a un giovane di intraprendere il tuo stesso mestiere, glielo consiglieresti oppure no? Sì, io personalmente sì, perché innanzitutto, vabbè, per me, per noi, il nostro è un mestiere bellissimo, perché cioè, puoi dare tanto e ricevere tanto, questo sicuramente. E poi la cosa importante che posso consigliare è sicuramente di avere un titolo di studio, perché è importante, e comunque anche nel nostro mestiere almeno un paio di lingue straniere ci vogliono, perché come nel nostro caso in Piemonte siamo vicini alla Francia, quindi avere certo, anche un minimo di francese, un po' di inglese aiuta molto. Io infatti credo di essere cunese, credo di essere una delle poche cunesi che non parla francese, però voglio dire, cioè, quando vado dall'altra parte in Côte d'Azur parlo l'inglese o l'italiano, vabbè, però va bene così. Simone Ribeiro, ci spieghi che cosa fa un ricercatore per i nostri amici che ci aspettano da casa in modo semplice, quindi come si articola la tua giornata lavorativa? Beh, la mia giornata lavorativa si divide tra quella che è l'attività clinica, quindi la parte di visite e di chirurgia dei pazienti, e quella che invece è la parte di ricerca vera e propria, cioè ovvero valutare i dati, la raccolta, la valutazione dei dati che abbiamo a disposizione in clinica, la raccolta di campioni biologici, l'analisi degli stessi, per riuscire a dimostrare delle determinate tesi che ci siamo preposti noi o che ci siamo preposti all'interno di gruppi di ricerca più ampi, nazionali e internazionali, di cui facciamo parte e di cui appunto cerchiamo di aumentare quella che è la conoscenza scientifica. Certo, quando sei nella fase ricerca, che cosa fai? Hai il camice bianco, sei in laboratorio, analizzate, proprio per i non addetti ai lavori che ti ascoltano da casa, ecco, il ricercatore che cosa fa? Sì, tecnicamente fa quello, fa quello, nel senso, sì, giriamo con il camice bianco, come giriamo anche in ospedale con il camice bianco. Sì, quindi sì, ricercate, poi scrivete le pubblicazioni scientifiche, sì, per appunto vedere quelli che sono stati i risultati raggiunti, e quando poi la ricerca va a buon fine, tra l'altro quanto ci vuole? Magari da quando si inizia? Variabilissimo. Diciamo che arrivare a concludere un articolo, quindi un articolo scientifico, che poi è l'outcome della ricerca vera e propria, cioè è divulgare le informazioni che si vengono a scoprire. Ci sono alcuni studi che sono molto rapidi, altri studi che impiegano anni prima di essere pubblicati, perché comunque c'è necessità di tempo tecnico per quanto riguarda l'analisi dei dati, la raccolta dei dati, la pubblicazione in sé stessa porta via tempo, quindi è un,
è lunga come approccio, però questi sono i tempi tecnici della ricerca. Assolutamente. Simone, l'ho chiesto anche agli altri ospiti, sei ottimista tu? Oddio, se non sei ottimista non incominci, secondo me. Questa è la cosa, il punto clou di qualsiasi tipo di professione, detto sinceramente. Quindi lo sei. Tendenzialmente sì. Bene, Alberto, ecco, questa ricerca che ne abbiamo parlato prima la fate anche voi, a livello aziendale, no? Perché poi Simone ce l'ha spiegato a livello più medico, diciamo, no? A livello di azienda, una ricerca può durare anni oppure magari solo alcuni mesi? No, la ricerca che conduciamo noi ha di solito una durata pluriennale e ha sostanzialmente una caratteristica. Quella di dover avere alla sua base, quindi alla nascita, quando si pensa all'idea progettuale di innovazione, un risultato concreto da poi spendere sul mercato. Nessuna ricerca nell'impresa può rimanere chiusa in un cassetto, perché sarebbero degli investimenti che vanno sprecati. E quindi tutta la ricerca che viene fatta ha come obiettivo quella di arrivare sul mercato, di diventare una soluzione per il cliente, di migliorare la vita delle persone. Certo. Ti è mai successo, magari, o a te o magari a persone che puoi conoscere e frequentare nel gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Torino, di fare magari una ricerca e poi di essere magari troppo avanti con i tempi e quindi quel prodotto, quel servizio lanciato magari nel 2018 non può avere successo, nel 2025 probabilmente sì? Perché si dice che molte volte gli imprenditori sono avanti con i tempi e magari una ricerca, un prodotto, un servizio lanciato, anche fantastico, ma lanciato non nell'anno giusto, non nel periodo giusto, può fallire. Guarda Alessia, mi stai dando una coltellata praticamente con quest'anno. Nel 2007 noi conducemmo un progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte, in quel caso, al termine del quale nacque una nuova tipologia di impianto dentale non in materiale metallico. Usualmente tutte le protesi sono in materiale metallico, sono in titanio sostanzialmente. Okay? E al termine di quella ricerca noi riuscimmo a portare a casa, diciamo, un materiale innovativo ceramico che sarebbe potuto diventare un'innovazione nel settore odontoiatrico. Ebbene, era troppo presto, ma due anni fa una delle più famose case al mondo ha tirato fuori un impianto molto simile al nostro, ma appunto 10 anni dopo, noi eravamo nel 2007, loro nel 2017, quindi sì, siamo arrivati troppo presto. Molte volte succede così. Ti ho fatto questa domanda perché so che molte volte per gli imprenditori questo è un problema, nel senso che forse siete troppo creativi, ma quello non è il momento giusto, quindi si mette nel cassetto questa bella idea innovativa, poi quando sarà il tempo giusto la si potrà lanciare. Vedi, tu hai chiesto a tutti sull'ottimismo. L'ottimismo dell'imprenditore non è un ottimismo folle, è sostanzialmente progettualità e poi prendere questo progetto e coglierne le opportunità e le soluzioni del problema, e poi però metterci un po' di rischio dentro. Assolutamente. Quel rischio non sempre può essere ripagato con un mercato che risponde in quel momento. Certo, assolutamente sì. Bene, con questa pillola di saggezza direi concludiamo la sfida vincente della serata. Anche questa sera è passato troppo in fretta, non sono riuscita nemmeno questa volta, insomma, a chiedervi tutte le cose che vi avrei voluto chiedere. Ringrazio gli ospiti della serata, quindi Alberto Lazzaro, vicepresidente gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Torino e socio amministratore di Visil Dent, My Dental Family, grazie per essere stato con noi. Grazie. Ringrazio molto Silvia Lavarini, Miss Veneto e terza classificata Miss Italia 2016, grazie a Silvia. Ringrazio molto Francesca Ongaretto e Vanessa Grillo di Giana Acconciatura e Cuneo, grazie molte. E ringrazio molto Simone Ribeiro, ricercatore e dermatologo, grazie Simone per essere stato con noi. Ma cari amici, come sempre chiudiamo con la nostra pillola di creatività, questa sera detta da Francesco Bacone, che disse: la bellezza è come una ricca gemma per la quale la montatura migliore è la più semplice. Bene cari amici, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento la prossima settimana sempre con altre entusiasmanti sfide vincenti.